amore mio, questo per me è un giorno speciale. Ti aspetto da 7 anni. Io voglio ringraziarti di ogni momento che mi hai donato e doni ancora oggi. I tuoi occhi sono impressi nel mio cuore, le notti passate a dormire nel mio lettone, dove entrava un piccolo spiraglio di luce, ma che a me bastava perché mi piaceva guardarti mentre dormivi. Mi piaceva ascoltare il tuo respiro e soprattutto mi piaceva sentire l'odore della tua pelle. La mattina Wise andava a scuola senza darti il bacino del buongiorno. Ti ho sempre descritto come mio figlio perché è l'immenso l'amore che provo per te. Mi hai reso mamma da sempre, i nostri baci con la musichina, li ricordi? Oppure quando mi dici che ti piace dormire con me perché senti qualcosa di speciale, tanto da descrivermi in un tema a scuola. La pazienza a casa nostra, il contatto e il tuo conforto. Che fare con me? È qualcosa che ha che fare con me. Se questa città confonde, allora siete in due. Per non farmi scappare, mi chiuse gli occhi e consegnò la chiave a te. Adesso sono certo. Mi racconto ogni cosa della tua vita. Quando litighiamo non riusciamo ad esserlo per tanto tempo e tu giri e rigiri per avvicinarti. Sappi che potrai contare su di me in ogni circostanza. Ci sosterremo a vicenda, io e te. Ti amo, vita mia. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco, hai finito, sorrisi soltanto. Per pesare il cuore con entrambe le mani ci vuole coraggio e occhi bendati su un cielo girato di spalle. La pazienza a casa nostra, il coraggio, il tuo conforto. Che fare con me? È qualcosa che ha che fare con me. D'estate, oh, Dio che ci guarda dall'alto. Io oggi rinnovo il ruolo che Dio mi ha regalato 15 anni fa. Lo rinnovo con l'amore di Dio, con la consapevolezza e la fede che tu sarai mio figlio per sempre. Sarai il fratello dei miei figli e il mio grande amore per sempre. Tua madrina, zia Rosa. Che fare?